Signori, buongiorno e bentornati nel terzo episodio di Minecraft Hardcore. Quest'oggi mi sono semplicemente spostato leggermente da casa, che è lì in fondo, perché ho visto un canyon. L'obiettivo di oggi è almeno trovare qualche diamantino, perché siamo abbastanza a corto di risorse. Allora, la caverna ce l'abbiamo, però il problema è che è pieno di mob e io ho bisogno anche oro e ferro, perché ho finito entrambi. Questo non è un buon momento. Ok, già molto meglio. Allora, visto che non ho voglia di andare a impazzire, mettiamo le Lux, che sono un po' buggate e vi fanno vedere anche al buio. Oh merda, devo stare un po' più attento, devo ricordare che siamo in hardcore e che sarebbe un po' un problema andare in giro con un pazzo così. Quindi, cominciamo a raccogliere tutto quello che troviamo e magari ad evitare di perdere tutti i picconi in un solo boccone. Lì c'è dell'altro ferro, però vorrei evitare di crepare per andare a prenderlo. Chi spara? Boh. Ma... Ah, ma è qui sotto. Ciao, infame. Ma anche senza shaders non si vede male, dai. Andiamo avanti così. L'obiettivo di oggi, come vi ho già detto, è non crepare. Non è che mi porto lo scudo. Cavolo, non vedo l'ora di avere un totem dell'immortalità, perché qua è abbastanza complessa la situazione. E sto notando che il mio scudo è quasi andato. Oh, siamo altezza meno 8, quindi diamanti qui sicuramente non se ne vedono. Però forse è meglio se scendiamo da qualche parte, qua sotto, però vedendoci magari qualcosa. Ok, molto meglio. Beh, non ho fatto male a scendere qui sotto, eh. Un diamantino lo abbiamo già trovato. Anche... una bella caverna. Però ho visto uno scheletro, quindi preferirei mangiare, ripararmi. Perfetto, mangiamo. E andiamo a rubarci questo bel diamante, che sinceramente spero sia più di uno, perché se è uno solo mi viene da piangere. No, dai, non dirmi che è uno solo, perché smatto veramente. Mi sa che è uno solamente, però almeno abbiamo un altro diamante. Primo diamante, i primi due diamanti li abbiamo usati per fare l'enchanting table, che non abbiamo mai usato ancora, però ne ho visti già un paio di qua, quindi siamo a posto. L'obiettivo potrebbe essere anche riuscire a fare, non dico tutti gli utensili, però almeno un bel piccone, una spada, non ci fanno male. Allora, questo creeper lo lasciamo esplodere, anche questo. Grazie. Ho fatto esplodere il diamante. Sono un genio. Perfetto. Non importa perché ne abbiamo altri, quindi andiamo a raccogliere prima il ferro. E poi adesso cominciamo con questo. Siamo a quota 2. Sono sempre singoli. Ah, uno scheletro. Ma vi direi che io creo una bella crafting e facciamo anche una fornace. Così ci mettiamo a cuocere il ferro con percorso al legno, quindi un po' di legno. Almeno posso ricrearmi un altro scudo di riserva. Oh mio Dio, quanta gente c'è qui dentro. Meglio aspettare lo scudo. Per forza, se no io qua ci lascio le penne. Sì, meglio aspettare lo scudo, anche perché adesso io non posso più uscire. Infame di uno scheletro. Perfetto. Ok, ora siamo di nuovo operativi. Non è che riesco a farmi anche un'ascia nuova, che l'ho distrutta completamente. Ho già quasi finito tutto il legno che avevo a disposizione, ed era pochissimo già prima. Nel prossimo episodio voglio continuare la mia casetta, perché adesso è veramente una catapecchia, vorrei fargli un sotterraneo un po' più grande. Salve, salve, salve. Allora, prossimo step, andare a raccogliere sicuramente i diamanti che ho visto qua. Levare dalle palle tutti. Aia, ragno bastardo. No, 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 dai ragazzi, però collaborate. Non va bene così. Oh merda. Questo potrebbe essere un problema. Credo di essermela vista molto, 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 molto brutta. E credo che non rischierò più così tanto per andare a prendere degli stupidi diamanti, perché qua rischio veramente di perdere il mondo subito. No, brutto infame, adesso ho imparato.
E già lo scudo si sta ridistruggendo di nuovo. Un altro diamantino. Stavolta sono più di uno, due. Solamente due, ma ci fanno comodo, perché ogni cosa è preziosa su Minecraft. Allora, prossimo diamante si trova là. Questi sono parecchi. Sono 8? Sì, sono 8, signori. Questi sono veramente interessanti. Quota 12, cavolo. Sì che me li faccio tutti gli utensili. Prima direi ciao. Prendiamo questo e abbiamo un altro diamante. Questo sarà l'episodio caverna. 2? Altri? 3? Sono 5? 6? Beh, quota 18? Sì, quota 18, signori. Tanta roba. Là ne vedo altri, però anche dall'altra parte ce n'erano. Quindi non so da quale parte andare prima, però vedo che lì ci sono un bel po' di scheletri, quindi devo andarci con cautela. Dall'altra parte non c'è molta gente. Attirerei prima il ragno, letto, e ce lo leviamo dalle scale. Adesso, freccia, colpo, freccia, colpo, freccia, colpo. Altri diamanti lì sotto, freccia, freccia. Bene, fuori due. Oh, questi sono due, problema. Oh, perfetto, attaccatevi tra di voi. Se fate tutto voi, io vado a tirar giù il creeper. Bene, siamo anche molto vicini al livello 30. La cosa è molto interessante. Solo due? Va bene, dai. Accetto questa piccola vena di diamanti, salve. Bisogna qualche blocco. Sicuramente questi sono parecchi. Ti ho visto, infame, eh? Dove sei? Ma che cazzo, da dove è venuto fuori questo? Allora, altri 4 sicuramente, forse 5, no, solamente 4. Credo che di qua non ci sia più niente, quindi possiamo benissimo andare dall'altra parte della caverna. Prima prendiamo il cuore in mezzo che abbiamo perso e poi, oh mannaggia, tanta gente oggi, eh? Perfetto, attaccatevi tra di voi. Io creo lo zombie. Devi andartene via. Aia. Aia. Ehi, come prendono da così lontano? C'hanno l'aimbot, ti mostri. C'è nessun altro? Bene, la mia spada è veramente distrutta. Oh no, oh no, oh no, oh no. Un altro ragno. È pieno di mostri qui sotto. Perfetto. È ora di farmi una nuova spada. Qui non è che ci fosse un altro diamante, per caso? No, c'è una caverna addirittura. Che in verità non porta a nulla, però non fa niente. E vabbè, volete farmi la festa stasera, eh? Ci si mette pure Minecraft, quel rumore inquieta. Oh, giusto, le mie tre venette di diamanti sono una qua sopra. Ho paura tantissimo di cadere e morire. Uno, due, tre. Non è male, tre, eh? Prima di buttarmi scendo un po', così che anche se failo il water bucket non mi succede niente. Vediamo se anche qui è uno solo o c'è qualcosina in più. Credo. Sì, è uno solo anche qua. Però ne abbiamo un altro lì. Oh, eccolo. Sempre uno solo anche qui. Perché qua siamo in Y-20, quindi le vene sono molto più piccoline. Appena torniamo giù dovrebbero reingrandirsi. Oh, ma salve. Chi vi ha invitato? Io no, di certo. Gli zombie hanno il target a milioni e milioni di metri di distanza. Ecco, quei 4 diamanti e quello lì là sotto mi interessa. Vediamo se riesco a raccoglierli tutti da qui. Oh cazzo, questo è un problema. Allora facciamo così. Aia, e il mio diamante dov'è finito? Se lo sono soffocati i pezzi di gravel. Ora direi di farci un giretto qua. Sì, ci sono ancora troppi mob. E la spada è andata. Credo sia ora di fare un piccolo upgrade. Oh, molto meglio. Ma salve signor scheletro. Adesso io in tre colpi la sciotto. Ah, che goduria. Questi sono gli ultimi diamanti di oggi, perché abbiamo già raccolto abbastanza roba e non credo ce ne serva altra. Qui non c'è nulla, piuttosto evitiamo di perdere questo. Andiamo a vedere ancora qui che cosa c'è, ma credo che questo sia una delle ultime vene.
meno che non ce ne siano qui dietro. No, qua dovrebbero essere per l'appunto finiti. Oh, ho sciolto anche gli scheletri. E quello lì con la pala mi fa paura, perché quelli con la pala fanno abbastanza danno. Fortuna che ho scelto di farmi la spada in diamante. Pensa senza. Vabbè, tu stai lì sopra. Quelli sono diamanti? Sì, qui sotto no, però questi due mi bastano. Questi sono di più, tanto meglio. Oh, aia, ho missato un colpo. Uno e due, perfetto. Direi che l'esplorazione di questa caverna può anche concludersi, mentre io risalgo in superficie e uccido questo ritardato. Oh, i ragni sono inattaccabili. Guarda lì, hanno il Bluetooth per picchiare, non lo so. Vabbè, nel mentre io risalgo cercando di non crepare, con una freccia in testa, penso come vorrei fare casa. E in verità ho già iniziato off camera a fare uno spiazzo sotto sotto, dove metteremo poi alcune delle nuove librerie che creeremo nei prossimi episodi con le nostre amiche buche, che purtroppo faranno una brutta fine, insomma. Questa sembra una mineshaft, ma non è una mineshaft. Ho l'effetto che mi butta in sulla visuale ogni volta che killo qualcosa o che prendo danno. Mi dà un fastidio assurdo, non so voi. A me piaceva molto di più la vecchia animazione, che vi faceva semplicemente storgere lo schermo in diagonale. Ora, se trovassi un punto per risalire, che forse è di qua, me ne sarei grato. Siamo già a Y56 e qui non vedo l'area di superficie. Oh, eccoci arrivati, finalmente. Dovremmo anche essere abbastanza vicini al villaggio, esatto. E se non erro, se io vado di qua, esatto, troviamo anche l'altro, che è quello principale nostro. Vi faccio un attimo vedere, l'altra volta abbiamo portato qua i villager, che magari abbelliremo sta zona, perché è un po'... E io qua sotto ho già fatto un piccolo scavo. I tronchi che vedete di legno qua li ho messi per capire dove posizionare i prossimi tronchi, perché vorrei farlo un po' in legno e un po' se riesco a ricavare un po' di deep slate. Mai usato per spostarla in caverna, vorrei farla infatti con la deep slate. Intanto abbiamo i nostri amici villager, di cui quello con il mending che abbiamo bloccato. Non abbiamo ancora il mending, abbiamo scambiato un po' di carta e basta. Qui gli altri non hanno ancora fatto niente. Piuttosto mi andrò a informare su quale villager scambierà le armature potenziate in diamante, e credo che per un po' utilizzeremo quello. Il bottino di oggi comunque non è stato male, e questa fornace possiamo anche piazzarla qua. Una crafting table di riserva non ci dà fastidio. Signori, noi ci vediamo presto con l'episodio 4 e ciao!